quindi ragazzi, voltiamo pagina e parliamo di quello che è il mercato del mondo nerazzurro, vale a dire del lavoro che sta facendo Marotta all'Inter, che studia il colpaccio. Francesco, tieniti forte. A me lo dici? Chiesa. Lo sapevo io. Sì, ma dove lo metti? Lo sapevo io. Io lo sapevo. Aspetta. Dove lo metti? Aspetta, io aspetto. Io lo sapevo. Io aspetto. Io sono stato zitto fino adesso, ma sapevo che sotto Marotta c'era. All'ultimo allora, a te piacerebbe, secondo me. Metti, Chiesa? Allora, Chiesa, in quel ruolo lì, è l'unico giocatore di livello che c'è in Italia. Togli Turam e Lautaro. Cioè, togli uno tra Turam e Lautaro. Mica titolare. Ragazzi, non è la seconda punta. Mica titolare. Adesso, vabbè, ha dei problemi fisici. Comunque, per l'anno prossimo a zero, mica adesso. Un Chiesa in forma ti permette di avere un giocatore... Perché voi siete convinti che da adesso al 31 la Juve non provi in tutti i modi a cedere a qualunque squadra? Compresa la tua? Ma certo. Io so anche che l'Inter ha dato delle squadre a voi, quindi ci può star tutto. No, anche noi abbiamo dato dei giocatori ai vostri colori, quindi i vostri colori potrebbero cederci un giocatore. Chi hai dato tu? Ma nella storia è pieno. Cannavaro Carini è un capolavoro di Moggi. È pieno di giocatori. Ci ha dato Cannavaro più soldi al posto di Carini, che era un portiere uruguagio. Poi hai detto niente. Sì, ma l'abbiamo preso noi così. Poi vai avanti. No, tanti giocatori. Adesso a me risulta vengono... che negli ultimi anni vari Vidal, Marotta, Conte... È andati noi. Li abbiamo dati noi a voi? Quadrado. Cioè, tu che idea. Sì, adesso io non ho qua... Non è che abbiamo fatto due presenze e mezzo? Non ho qua una statistica per me. Cioè, quelli che voi chiamavate la peste bubonica, io no, ladri... Io non ho mai usato quelle parole. Dico voi, generalizzo ovviamente, parlo con te perché sto parlando con un interista che rappresenta il mondo Inter questa sera qua. Purtroppo per i tuoi amici interisti, perché tu rappresenti loro, pensa come... Però, detto questo, il concetto è... Sì, il concetto è... Io mi immagino il tifoso amici da casa, registratelo, perché è la mossa 1, tra un po' vi farà vedere altro. Ecco, ripostatelo, cioè, taggateci. Prima, basta andare ai social, trovi le cose vecchie. Prima era il mondo... Marotta era il mafioso, Conte era quello che scommetteva, e Vidal era il dopato, Asamoah... Non diciamo che cosa fosse. Quadrado. Siete riusciti a prendere quello che avete insultato di più per 10 anni. Per 10 anni l'avete insultato in tutti i modi e l'avete preso. Siete dei geni totali. Ha fatto il corso di interismo con la curva. Sì, vabbè, ma è tutta roba finta. Quali sono i giocatori che voi avete dato a noi con i quali abbiamo vinto qualcosa? Allora, hai fatto un ragionamento. Perché a me risulta solo il contrario. Io prontamente ti rispondo così. Prego. È vero, sono stati giocatori che hanno giocato con voi, che hanno avuto un certo passato, ma questo... Cannavaro, pallone d'oro. Questo cosa fa capire? Per Carini più soldi. Questo fa capire che tutti possono redimersi nella vita. Marcello, chiesa all'Inter, potrebbe funzionare? Occhio che non vada al Milan. No, secondo me, allora, che più Milan che Inter, come dice provato. Francesco. Ma Marotta però non è adesso stupido. Mi spieghi perché, Emanuele. Così come Marotta non è stupido, Marotta non va a prenderlo adesso. Esatto. Chiesa. Ma noi stiamo prima parlando di tutto anche perché di un... sa benissimo che Chiesa va a zero a gennaio, come lo sa lui, lo sanno anche tutti gli altri grandi club. Infatti non ci sono richieste per Chiesa, perché tutti aspettano gennaio, quando magari ci sarà l'asta con tranne una per poterlo prendere a zero. Che non è l'Inter però a questo punto. Spagnola. Okay. Quella di cui parleremo dopo. Ha provato prima a bussare io temo veramente che alla fine Chiesa possa restare alla Juve, stare da separato in fuori casa, rosa, non però giocherà, e sarà un problema per Motta, ecco, cioè nel senso gestire. Comunque io lo vorrei Chiesa, comunque un giocatore che io vorrei nella mia squadra, perché parlo sempre del giocatore al top fisicamente, sì. Se poi un giocatore sta male è un altro discorso. È un giocatore che può ricoprire un ruolo che intanto nell'Inter nessuno ricopre, e un ruolo che ce n'è forse in Italia, nel suo ruolo a quel livello lì c'è solo lui. Sì. Cioè il giocatore proprio vecchio stampo che ti fa la fascia in quel modo lì. Io non mi vengono altri nomi a quel livello lì. Quindi se viene all'Inter per me è un valore aggiuntissimo alla squadra. E secondo me, come già
Sì, ma tanto zitto, ti prevedevo, arriverebbe tra un anno, prevedevo, oh, ti arriverebbe prevedevo tra un in questi anno, giorni. Ti arriverebbe Marotta tra un anno, alla fine può fare il colpo, ti lo può fare. Barbato, e dove lo metti che non è una seconda Barbato, punta, che è un esterno? Canterino, devi cambiare tutto, ti arriverebbe per tra un anno, non adesso. Quanto lo paghi che vuole 7-9 milioni? Gli dai beh, tu? Certamente. Dice quando va a scadenza Marcello Chirico, ed era quello che ci diceva anche poc'anzi Emanuele Tramacera. Perché lui vuole 7 milioni? Forse lui deve capire anche però che nel suo stato, nella sua condizione atletica, deve ridurre un po' l'ingaggio. Ma non lo sta capendo la Juve, non lo che fa. L'ha aspettato un anno e mezzo, lo fa all'Inter. Ma adesso come adesso è mal consigliato, ragazzi. È mal consigliato, non è l'unico nel mondo del calcio. Certo, esatto, consigliato. Cioè, fai un altro esempio di un giocatore che alla Juve non c'è più, che continua a chiedere Rabiot. Più dei 7,5 che gli avevano fatto. Rabiot, è in vacanza sullo yacht. Rabiot, mette le storie, lo fa sapere. Rabiot, perché non può. Rabiot in questo momento è senza squadra. È malato? Può anche fare un anno fuori. Esatto. Può anche smettere di giocare volendo. Esatto. Però oggi se chiedi quelle cifre probabilmente nessuno te li dà. Quindi magari se vuoi ricominciare a giocare, pian piano puoi abbassarlo quella chiesta. Magari non alla Juventus che ti ha trattato così. Cioè oggi io non vedo Chiesa che di punto in bianco dice come no. Come ha trattato la Juve? Eh? Ma tu sei sempre contro la Juve. Cioè, ma come ha trattato Chiesa la Juve? Cioè, l'ho messo fuori rosa io. Come l'ha trattato la Juve? Ma cosa l'ho messo fuori rosa io. Ma spiegami. O l'ha messo fuori rosa la Juventus? Ma sì, vabbè, fuori rosa. Ma fa niente perché. Fa niente perché. L'ha messo fuori rosa perché vuole spedirlo a calci. Come non ha chiuso la porta l'altra sera quando stava. È obbligatorio che io debba firmare il nuovo contratto che tu mi offri anche se tu mi hai aspettato. Ci sono motivi secondo te o no? Ma ci saranno sempre solo la Juve, ci saranno? Certo. Non sto dicendo che sbaglia la Juve. La Juve su Rabiot ha pagato 60 milioni. La Juve su Rabiot è stata del 2020. Chiesa no, si è rotto dopo due anni. Ci saranno secondo te dei validi motivi per i quali la Juventus alla fine ha deciso di metterlo fuori rosa o sono pazzi alla Juve? Chiedo una domanda. Spiegami perché McKennie l'hanno messo fuori rosa e poi no, l'hanno reintegrato. Domanda, no, ti sto facendo domanda, una contro-domanda. Per me, no. Sono due cose diverse. Per me, no. Marcello, per me, no. È un tuo giocatore tesserato. Il contratto l'avete firmato in due. Se io ti metto fuori rosa è perché ti sto forzando fuori. Forzando. Un attimo. No. Altro errore. Non l'ha no, non è nessun errore. Questa dirigenza. Vabbè, Marci, però l'ha firmato con la Juve, dai. L'ha firmato con la Juve. Non mi interessa. Mi interessa che non c'era. Mi interessa che c'era Palatici e non c'era Giuntoli. È sempre la Juventus con cui ho firmato il contratto. Ma proprio il contratto lo firmiamo in due. Già l'anno scorso aveva parlato col procuratore con Fale Ramadani. Gli aveva detto che questo è un contratto. Avrebbero voluto spalmarlo. Già allora gli aveva fatto presente che non voleva dargli tutti quei soldi. Dal suo punto di vista, ha detto non ero di pagare. Non sono obbligato a farlo perché devo essere obbligato. Io ti sto chiedendo, un giocatore, no? Siccome tu sei partito in quarta dicendo come lo stanno trattando. Allora, è vero, Marcello, come lo stanno trattando? Infortuna, no, ascoltami però, nel 2021, cos'è, 2020, si infortuna gravemente. La Juve lo cura, lo aspetta, no, lo fa giocare. No, dopo, poi dopo lui Marcio, ha dei problemi l'europeo. Con l'allenatore, perché l'allenatore aveva altri principi di gioco e lui non si trova con l'allenatore. Ma a questo punto, siccome l'allenatore vecchio non c'è più, c'è quello nuovo, come mai lui entra in conflitto addirittura con la dirigenza, con lo spogliatoio? Ci saranno dei problemi tra Chiesa e il mondo Juve? Indubbiamente, ma sul totale c'è un contratto che ha firmato, che hanno firmato tutte e due le parti. Ragazzi, però attenzione, era sempre in chiave Inter, perché poi è facile, giusto, no? Scusate. Quindi, infatti, ok. Esatto. Quindi poi adesso. Però prendi Chiesa. No, hai ragione, Francesca, hai ragione. E giustamente. È già la seconda volta che ti ferma. È tutto correlato. Non c'è due senza tre, ti dirò. Chiesa, tre parti, cosa fa l'Inter? Che fa ma l'Inter non è Chiesa oggi. Chiesa sarà un giocatore dell'Inter casomai un giorno. Assolutamente. Detto ciò. E vi interrompo perché vorrei tornare sul discorso Inter, perché poi lo chiudiamo. Perché ragazzi, Palacios. A Chiesa non vogliamo chiudere il discorso. Basta. Teniamolo finito. Riprendiamo dopo. Palacios, oggi c'è stato l'incontro in sede con l'Independiente di 6 milioni più bonus per il vice Bastoni. L'Independiente di? No. Arriva di nuovo, arriva dai. Rava da Riva. Vabbè, quella l'Independiente di Mendoza e non quello di Avellaneda, così t'ho fregato. E allora, il cartellino di Palacios era di fatto conteso fra il Tajeres e suo Independiente. Sì. L'Independiente ha riscattato il cartellino perché aveva questa possibilità e adesso l'Inter sta trattando solo con questi. Ed è il motivo per cui non si è andati avanti in fretta nei giorni scorsi. Ora sono arrivati in Italia, si sono incontrati oggi. Loro l'hanno pagato 4 ieri dal Tajeres, ne vogliono 8. L'Inter ha offerto 6. Più bonus.
6-7, sì, 6 più bonus, e oggi loro sono usciti dalla sede dell'Inter, i dirigenti dell'Independiente hanno detto è andata piuttosto bene, quindi mi aspetto che in poco tempo si possa riuscire. Il nuovo Pellegrino. Può essere il nuovo, sinceramente io non lo conosco, non l'ho visto giocare e non gioca in una big argentina. Poi ne parlano bene, è grosso, anche di Bissek non si diceva niente. E il giocatore che ha portato a casa non anche di Bissek non si diceva niente, eppure due punti al Genoa l'hai regalati, quindi. Esatto. Dai. Diciamo che un gol e per colpa sua e l'altro per Sommer, che poi si è riscattato andando a parare il rigore. Beh, prima di dire tutti e due colpa di Bissek. Beh, anche Sommer, no, dai. Più Sommer, però. Il primo che è stato Te, ti aspetti che il tuo portiere prenda la palla, sbaglia sulla traversa, la butti in campo. Poi però Bissek dorme. No, ragazzi, ragazzi, il calcio è molto semplice. Sul primo gol Sommer inizia a fare l'oscenità e l'altro la completa perché si perde il marcatore. Sul secondo gol gli regala un rigore lui da solo, non è colpa di Bissek. No, infatti io... due gol, ragazzi, perché comunque sì, ma in tutti e due comunque l'avevi rimessa a posto. Io mi ricordo di un vostro olandese che fece 7, 8, 10, 15 falli di mano in area. Me lo ricordo anche io. No, tu ti ricordi un'altra cosa. Tu ti ricordi io mi ricordo un olandese. Tu ti ricordi De Ligt? Delitto, comprato bravo. 80 e rivenduto di più dopo qualche anno, che nell'anno in cui arrivò in Italia, negli anni in cui arrivò in Italia, no, se tu avevi le mani così e ti più. Colpiva contro il rigore. Era rigore. Quindi sì. Ora la regola è cambiata. Perché in quel momento lì sai cosa facevano? Non riuscivano più a trovare il modo di fermare la Juve che vincesse. E dovevano cominciare a dare come... Non ho scritto, guarda che 9 scudetti di fila mica li ho scritti io. Sono lì. Quando tu per 10 anni andavi a vendere margherite... Le regole di falli di mano sono finesse per fermare la Juve. E a raccogliere qualcos'altro per strada. Io andavo a raccogliere la camomilla. La camomilla per strada? Margherite. Non parlavi più di calcio perché ti annoiavi, quindi anche tu speravi che andassi. Vabbè, aspetta. Dimmi questa Inter. Questo Palacios. Magari Palacios, mettiamolo da parte. Questo vice bastone sembra Cristiano Ronaldo da giovane, no, guarda. Un po' sì. Temi questa Inter come assetto, visto che poi l'anno scorso ha vinto lo scudetto e credo che quest'anno non possa essere da meno. Ma sì, sicuramente per me parte sempre favorita l'Inter, anche se ha avuto una falsa partenza a Genova, ma anche beh, anche con degli infortuni però no, più che altro perché funzionava tre giocatori. Possono averli anche loro, incredibile. Più che altro, non lo sapevo. Più che altro, anche l'Inter. Dai, più che altro, vabbè, prego. La conduttrice, i tempi. Funzionava il VAR, voleva dire questo. Chi deve parlare? Vai, tu. Stavo intervenendo sul Roberto, tu non sono riuscito a dire. Parlando. Io in silenzio, io, Francesco, non stavo dicendo. No, ma non tu, infatti, vai. No, ma nel senso che secondo me è favoritissima l'Inter, i giocatori di A, ha fatto anche degli inserimenti di livello, quindi non vedo altre squadre che in questo momento possano, cioè sì, la Juve si potrebbe avvicinare se fa determinati acquisti, se gli vanno tutti, si vanno a incasellare tante case, tanti giocatori che devono ancora essere presi. Il Milan non lo so perché anche loro sono partiti male. Mi sono abbastanza stupito di vedere il Milan giocare in quella maniera contro il Torino. Altre pretendenti, cioè il Napoli, abbiamo detto che potrebbe essere la prima squadra, visto che non ha le coppe, che potrebbe essere la prima contendente allo scudetto. Però al momento io vedo l'Inter davanti a tutti.